No, aspetta, prima di parlare di tutto, fatemi fare una premessa. Sono mezza addormentata soltanto perché mi sono appena svegliata dal riposino pomeridiano. Sì, quando sto registrando sono le 7:05, 7:10, tipo. E io dormo come i bambini. Dormo, punto e basta. Ciao a tutti, bentornati e benvenuti nel mio canale, la musica di Sugar, qui si parla di musica. Allora, in realtà questo avrei voluto fare questo video già 2 settimane fa. Poi abbiamo visto che in realtà, insomma, i piani sono dovuti cambiare e quindi faccio adesso. Oggi voglio fare un confronto tra due dei tormentoni estivi di quest'anno. Quest'estate che è un po' dominata più che altro dagli anziani, dalle anziane. E nel gruppo delle anziane, io, anziane, quella E femminile, metterei pure Gianni Morandi perché alla fine dei conti, perché no? È un'ottuagenaria ad honorem. Chi mi segue su Twitter sa, però ve lo spiego anche a voi, sa che io chiamo ottuagenarie tutte quelle cantanti che piacciono a me, in sostanza, che non necessariamente hanno 80 anni, possono averne di più e possono averne anche di meno, però fanno parte del gruppo anziane che passione, ecco. Mettiamoci dentro pure Gianni Morandi perché mi sa simpatico. Sono sicura che non gli darebbe fastidio, anzi. No, in questo video non parleremo di L'Allegria, per quanto sia una canzone anche carina, ma parliamo di Versus. Evidentemente sono due canzoni che hanno un fine diverso e che si sono ritrovate nella stessa categoria un po' per sbaglio, cioè un po' per caso, ecco, non tanto per sbaglio, un po' per caso. Anche perché vengono insomma da artisti completamente diversi. Il fulcro di tutto, no, sono evidentemente Ornella Vanoni e Orietta Berti. Cioè Orietta Berti per Mille e Ornella Vanoni per Toy Boy. Hanno presupposti completamente diversi all'interno del contesto della musica italiana. Non meravigliamoci che entrambe raggiungano risultati diversi con questa canzone. Va benissimo così, è normale, non avrebbero mai potuto fare la stessa identica canzone. E per quanto a Sanremo nel 86, mi pare di ricordare, ma non voglio lanciarmi in date su cui non sono sicura, dicevo che a Sanremo degli anni 60, della seconda metà degli anni 60, hanno partecipato insieme con la stessa canzone, cioè Io ti darò di più, solo che Orietta Berti ne ha fatto poi un caposaldo del proprio repertorio. Ornella Vanoni l'ha tranquillamente abbandonata, anche perché, cioè, è bellissima cantata da lei, però quel testo poco si confà al suo personaggio, alla sua persona, anche un po'. Comunque, a parte tutto questo, allora, Mille, cantata con Fedez e Achille Lauro, oltre che Orietta Berti, che in realtà Orietta Berti farà parte del Leone soltanto, fa la parte del Leone, soltanto nel ritornello. E ovviamente nel video, ecco, tutto il resto lo fanno Fedez, cioè poi tutto il resto in realtà lo fa Fedez e poi c'è anche la partecipazione straordinaria di Achille Lauro che vabbè. Per una volta mi sentirete parlare di Achille Lauro senza tesserne le lodi, ve lo dico subito. Il video è molto carino, devo ammettere. Abbiamo visto che però è un po' simile ad una pubblicità della pasta Barilla, adesso non mi ricordo esattamente quale, ma una delle ultime, degli ultimi spot, molto simile a questo video. Che ripeto, è un gran bel video, questo non si può proprio dire niente, è un bellissimo video, una bellissima fotografia, top. Per me video 10, senza problemi proprio. Poi anche la questione della Coca-Cola, ci può dire Coca-Cola? Vabbè sì, l'ho detto. Ci faremo una parentesi dopo se abbiamo tempo. Se abbiamo, come se ci fossero altre persone, sono io da sola, vabbè. E coinvolgo anche il pubblico. Allora, parliamo della canzone. Non è granché, se devo proprio essere sincera. Nel senso, Fedez fa la sua parte come se stesse sputacchiando sul microfono e gli viene pure l'ansia, l'asma. Gli manca il fiato ad un certo punto, cioè alla fine di ogni verso, perché sembra che stia mangiando nel frattempo. Non è molto bello da sentire, onestamente. Chi se ne frega di autotune, robe varie adesso, filtri, robe varie, non è quello il fulcro del mio discorso. Tra l'altro, negli altri pezzi non ha mai rappato in questo modo, o meno, io non me lo ricordo. Quindi, boh,
È un'involuzione, se posso permettermi, o comunque se volete proprio la mia opinione personale, ma ripeto, è un'opinione, non ha pretese di verità assolute. Secondo me è un po' un'involuzione del suo modo di rappare. Che già non mi faceva impazzire adesso, prima, adesso che sembra che stia mangiando mentre deve correre e sputacchiare sul microfono, non è bello. Dall'altra parte abbiamo Achille Lauro, ecco. Non è che abbia tutta sta voglia Achille Lauro, eh. Come dicevo a chi lo dicevo su Twitter, lo dicevo, nelle ultime settimane, il problema di Achille Lauro, secondo me, è che si è un po' ingabbiato e che l'ha dimostrato questo pezzo, che è un pezzo che volutamente vuole sfruttare tre dei nomi che più hanno fatto scalpore o comunque che più hanno avuto risonanza a Sanremo, se non potendo contare sui Maneskin, perché evidentemente che cosa ci andavano a fare i Maneskin con quei tre? Hanno dovuto optare per loro tre e basta. Dicevo che sì, che Achille Lauro sia un po' impantanato in un vicolo cieco, nel senso che non sa che fare, secondo me non sa molto bene che fare, nel dubbio va in vacanza, ecco, quello fa benissimo. Nel senso che non, come dire, cioè, l'impressione che non abbia più voglia di portare avanti questo personaggio, cioè il personaggio di quello stravagante che porta cose un po' nuove nella musica italiana, in italiano peraltro. E che però piace comunque, è stato sdoganato presso il pubblico mainstream, eccetera. Cioè, secondo me, l'impressione che mi dà è un po' questa. Lui non ne ha mo più molta voglia, infatti, con l'album Lauro ha chiuso questo capitolo, chissà cosa ci riserva in futuro. Va bene. Però qui non è che dimostri proprio tutta questa gran voglia di divertirsi, cioè, evidentemente è comunque un pezzo fatto anche un po' per divertirsi, così per. Non dà proprio l'idea di essersi divertito, ecco. Non dico proprio entusiasmo a mille, non ne sarebbe da lui, evidentemente. Un briciolo di più, ecco, cioè non farci proprio capire che ti sei fatto coinvolgere, ecco, quantomeno. Questa è la mia idea su di lui, e che mi spiace, per carità, mi spiace molto. Però, boh, cioè, gli auguro di trovare un nuovo capitolo della sua carriera, della sua vita, che gli diano un pelino più di entusiasmo. Perché evidentemente lui non è che avesse tutta questa gran voglia di duettare con Fedez e Orietta Berti. Lui voleva duettare con Mina, è finito con Orietta Berti e Fedez, poverino. Vabbè, mai dire mai nella vita. Comunque, se gli è piaciuto farlo, sono contenta per lui. E poi c'è Orietta Berti, che in realtà è il fulcro di tutto, non solo perché canta il ritornello, ma più che altro perché davvero regge tutto. È l'unica parte davvero, non voglio dire ascoltabile soltanto perché è l'unica che canta bene. Non è quello l'affare, cioè la questione, ecco. È il fulcro di tutto lei perché è l'elemento diverso, no? Fedez e Achille Lauro ancora vengono da mondi, come dire, controversi. E continuano ad essere personaggi un po' controversi, e allora uno dice: vabbè, un incontro fra controversi, che sarà mai? Ma se poi tra questi due ci metti la rappresentante di una certa canzone italiana, che non è neanche la canzone popolare, perché quante cantanti popolare nel senso di pop, quante cantanti pop ci sono in Italia? Ci sono sempre state in Italia, ma tantissime, vabbè. Non è neanche una questione di canzoni folk, perché il suo non è proprio folk, il suo è proprio la marcetta, quella che. La semplice, basica, quella cosa che sta tra la canzone per bambini e non so, il primo posto in classifica, cioè, come lo spiego? È una canzone, la sua, è il suo repertorio semplice, orecchiabile, molto orecchiabile, quindi da questo punto di vista popolare, nel senso che chi le ha scritto le canzoni, chi le ha composto le canzoni, sapeva benissimo i gusti del pubblico. Ma soprattutto una cosa senza impegno, ecco, senza impegno, la sua è una discografia senza particolare impegno, che ci sta, cioè, anche possiamo essere tutte chissà chi, eh. Alcune hanno la parte delle più importanti e altre no. In tutto questo io ho tutta la credine nei confronti di Orietta Berta, oddio mio, tutta questa credine nei confronti di Orietta Berti fin da Sanremo, non l'ho capita, nel senso non piace, boh, lo dici, fine del discorso. Insistere particolarmente sul fatto che Orietta Berti fa cose nazional popolari e quindi tutte le altre che cosa fanno, chiedo? Tutte le altre hanno venduto un disco soltanto ai familiari? Giusto per sapere, eh? Tutte le altre non si rivolgono ad un pubblico, il loro lavoro non è cantare alla gente. In ogni caso, sì, c'è sempre lì la questione dell'usignolo, bla bla bla, sì, lo sappiamo, lo sappiamo.
Ops, vabbè, scusate, ma nel frattempo stavo giocando con una roba che si è rotta. Beh. E quindi, ripeto, la credine nei suoi confronti non la capisco e non la capirò mai. Boh, non ti piace, non ti piace, fine. Ecco. Più che altro mi riferisco ad alcuni post che ho letto in una pagina che seguo di musica italiana femminile su Facebook, che mi sembra un po' too much, un po' troppo, ma che meno, non ti piace, non l'ascolti, punto, fine, non la commenti nemmeno. Ripeto, il suo non è repertorio sofisticatissimo di ricerca. Pazienza, non è che devono essere tutti grandi cantanti sofisticate che le volevano in giro per il mondo e anche sulla luna. Va benissimo anche se ci sono le Orietta Berti. Alla fine dei conti, adesso non per dire, il mercato lo fanno girare più le Orietta Berti che le altre. Per quanto anche le altre, i loro dischi li abbiano venduti, ecco. Vabbè, come quelli, adesso faccio un paragone azzardatissimo, non prendetelo, cioè, capite le proporzioni. Però appunto, fate le dovute proporzioni, è come quelli che si lamentano, ah, oh, signora mia, il cinema italiano, come siamo passati da Fellini a Checco Zalone? Tanto sono passati 60 anni, ma poi comunque, cinema italiano, il cinema in generale, ha bisogno anche di scemo più scemo e di, come si dice, e di Checco Zalone che fa Caddo dalle nubi o Che bella giornata o Tolo Tolo, per dire. È perché è un'industria e quindi l'industria ha bisogno di guadagno. Dovrei aver fatto un video a proposito nella playlist un po' l'anno scorso, tipo scorsa estate, e cercatelo se volete approfondire la questione dell'industria. È perché è vero che si parla di arte, ma si parla anche di industria e quindi c'è bisogno di entrambe le cose. C'è bisogno delle cose più fighe, più raffinate, più di alto livello, c'è bisogno anche del puro guadagno e qualcuno lo dovrà pur fare, eh. Basta che ci sia consapevolezza e vi assicuro che Orietta Berti è la persona più consapevole del mondo, lo sa di non essere la più grande cantante italiana del mondo, al mondo. Però insomma, un minimo di rispetto, dai, se non piace, non piace, appunto, non è che io ascolto Orietta Berti tutto il tempo. Vabbè, mai mi sarei immaginato di dover fare un'apologia di Orietta Berti, ma così è, se vi pare. E dall'altra parte invece abbiamo Toy Boy, scritta da Colapesce di Martino. Che sfruttano l'onda lunga di Sanremo e di musica leggerissima. Peraltro, parentesi, vi consiglio il remix di Giorgio Moroder di musica leggerissima, che mi piace anche di più dell'originale, se devo proprio essere sincera. Comunque, stavo dicendo, questa canzone è nata in realtà nell'ambito di Propaganda Live, quando loro facevano una sorta di consulenza musicale agli ospiti e le hanno scritto questa canzone, un piccolo frammento di questa canzone che poi evidentemente hanno sviluppato insieme anche a Ornella Vanoni, tra l'altro, perché lei è anche cantautrice. E insomma, a lei in un'intervista a Rolling Stones, sì, Rolling Stone, a Mick Jagger, si mette a parlare con lui. Oddio, potrebbe. In un'intervista a Rolling Stone ha detto: lì per lì non mi era, cioè era una cosina divertente, ma nulla di che, non mi ha colpito particolarmente. Poi quando ci siamo incontrati, l'abbiamo sviluppato un po' di più, abbiamo visto che comunque si poteva fare ed era molto carina. E ha una storia, diciamo, cioè ha un senso un pochino più profondo rispetto a Mille, che è un modo per sfruttare i punto tre nomi di spicco dell'ultimo Sanremo e il product placement della Coca-Cola che ha gentilmente sponsorizzato. Se la Coca-Cola volesse sponsorizzare anche i miei video, io sono qua comunque, mentre bevo. L'idea è quella di due Toy Boy, appunto, che fanno la corte a questa Gloria Swanson dei nostri tempi, appunto, interpretata da Ornella Vanoni, tra l'altro è il suo ruolo, evidentemente, a cui non è che freghi particolarmente di questi due, cioè si fa fare la corte, ma tira un po' la corda, poi la lascia, poi la tira, poi la lascia, e così via, finché, vabbè, ascoltate la canzone se non l'avete ascoltato, se non la o se l'avete già sentita, la conoscete e sapete come va a finire, non vi spoilerò niente. È una canzone molto carina, devo ammettere. Mi fa venire un po' di saudagi, se devo proprio essere sincera, un po' di malinconia, un po' di spleen, quelle cose lì. Però è davvero molto carina. Mi piace, è una canzone molto ironica, evidentemente. Anche il video è molto bello, ha un'estetica, cioè una fotografia molto bella, un concept che si adatta a loro tre. E soprattutto la canzone si adatta al ruolo di Ornella Vanoni. Ecco, Ornella Vanoni non avrebbe mai potuto cantare Mille. Esattamente come Orietta Berti, Tatona, dubito che potrebbe dare lo stesso risultato in Toy Boy, perché semplicemente sono due personaggi diversi che estrinsecano, mettiamola così, il loro essere due personaggi completamente diversi,
con queste due canzoni, fine. È ovvio che Mille abbia più presa, anche radiofonica, no? È ovvio, e quindi sia commercialmente più forte. Oddio, anche Toy Boys non si, cioè, si sa difendere, esattamente come Ornella Vanoni si è sempre saputa difendere commercialmente. È normale però che la canzone di Ornella Vanoni arrivi un pochino dopo, ecco, nel senso che di più facile presa non può essere, cioè è proprio, non è proprio pensata per essere più fruibile, ecco, dal pubblico di massa. E poi lasciatemi dire comunque che il pubblico di massa è fatto di persone, il gusto delle persone va rispettato comunque in generale, no? Quindi, cioè, dare un po' sempre le famose pagine di cui vi dicevo prima, no? Dire che chi non apprezza abbastanza Toy Boy preferisce Mille, è uno stupido che non capisce la qualità, sì, ma anche meno, molto, molto meno, perché non ne vale proprio la pena di lanciare anatemi sulle persone soltanto perché preferiscono una canzone. Cioè con come si chiama? Orietta Berti, non quella con Ornella Vanoni. Meno, stiamo parlando comunque di canzoni, non ne va della salvezza del mondo, molto meno. Se devo dare un giudizio qualitativo, mi viene da dire che evidentemente vinca Toy Boy. È una canzone molto più bella. È un samba? Una bossa nova, scusatemi, è una bossa nova. Sapete che comunque poi Ornella Vanoni e i ritmi brasiliani vanno così, vanno a braccetto. Chi meglio di lei avrebbe potuto cantare una canzone del genere? Anche lo spirito della canzone, l'idea che ci sia una storia, comunque, sì, per me vince assolutamente quella, non c'è proprio paragone. Dall'altra parte dico che dal punto di vista commerciale, benché Toy Boy si stia difendendo, perché la sento in continuazione su Radio DJ, evidentemente però l'altra è fatta per avere più presa, proprio costruita in modo che sia un vero e proprio tormentone, se non il tormentone. Spiace per tutti quelli che ogni anno si riciclano con robe spagnoleggianti, robe. Ecco, ha vinto Orietta Berti questa volta, mi dispiace. Mi dispiace per voi. Hanno vinto gli anziani in generale, lei, Ornella Vanoni, appunto, Gianni Morandi, tutti quanti. In ogni caso, chiudiamo dicendo che commercialmente, quantitativamente vince Mille, lo dice anche il titolo, Mille, e qualitativamente cioè, era inevitabile che avrebbe vinto Toy Boy, onestamente. Ma non, cioè, almeno per me, quantomeno, ma non per un mio pregiudizio nei confronti di Orietta Berti, anzi, si è dimostrato da quello che ho detto, no? Avrebbe potuto benissimo fare una figata pazzesca a Orietta Berti, invece Ornella Vanoni fare una cosa un po' sciapa. E invece no. Anche questa volta si conferma questa cosa e va bene così, nel senso, ripeto, la credine nei confronti di Orietta Berti la mettiamo un attimo da parte perché ognuno può avere la propria idea sul suo personaggio, sulla sua voce, sulla sua discografia, eccetera, senza però trascendere, ecco, molto meno, che comunque anche se preferiamo Ornella Vanoni, non è che il mondo si salva, rimane quello che è. Semplicemente ascoltiamo un'altra cosa. E poi lasciatemi dire che tutta la questione è: ma perché è fatta come gli algoritmi? Sì, ma l'algoritmo non è che ti obbliga ad ascoltare Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, eh? Svelo sto segreto. Cioè, se uno va su Spotify, e magari ha Spotify Premium o cosa, c'è la barra di ricerca e scrive Toy Boy Colapesce di Martino Ornella Vanoni. Ho anche soltanto Toy Boy perché è l'ultima grande canzone, insomma, che si intitola così. E svela un altro segreto, se si piggia play, parte quella, non parte mille. Svelo sto segreto, per dire. È la stessa cosa su YouTube, ovunque. Basta cercarle le cose, non diamo sempre colpa all'algoritmo della nostra pigrizia morale, intellettuale, che poi si chiama cibia. Va bene, chiudo questo video che è più breve del solito, e voi sarete molto contenti, anche io. E vi sto salutandovi, e boh, ascoltate quello che volete alla fine dei conti. Ciao!